All'Angelus, dalla finestra del Palazzo Apostolico, nella prima domenica d'Avvento, Papa Francesco riflette sul Vangelo della liturgia, che parla della venuta del Signore alla fine dei tempi. In questo tempo di preparazione al Natale e di attesa per la nascita del Cristo, il Pontefice invita a non avere paura, perché Gesù tornerà come ha promesso. Anche nei momenti in cui tutto sembra finito, aggiunge, il Signore viene a salvarci, indicando nella vigilanza e nella preghiera i capisaldi da seguire per evitare di essere assorbiti dalle difficoltà. Vigilare significa questo: non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità. Fare attenzione, perché si può essere cristiani addormentati, e noi sappiamo, ne sono tanti cristiani addormentati, cristiani anestetizzati delle mondanità spirituali, cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare, pregano come dei pappagalli, senza entusiasmo per la missione, senza passione per il Vangelo. Francesco prosegue sottolineando quanto sia triste vedere cristiani in poltrona che sono indifferenti alle difficoltà del prossimo. Da qui l'esortazione a custodire il cuore dall'accidia, grande nemico della vita spirituale. L'accidia è quella pigrizia che fa precipitare, scivolare nella tristezza, che toglie il gusto di vivere e la voglia di fare. È uno spirito negativo, è uno spirito cattivo, che inchioda l'anima nel torpore, rubandole la gioia. Si incomincia con quella tristezza, si scivola e niente gioia. Il libro dei Proverbi dice: custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Custodire il cuore, questo significa vigilare, vegliare. State svegli, custodisci il tuo cuore. La vigilanza dei cristiani, afferma il Papa, ha la preghiera come ingrediente essenziale. Il segreto per essere vigilanti è la preghiera. Gesù infatti dice: vegliate in ogni momento pregando. Così dice Gesù. È la preghiera che tiene accesa la lampada del cuore, specialmente quando sentiamo che l'entusiasmo si raffredda, la preghiera lo riaccende, perché ci rapporta a Dio, al centro delle cose. La preghiera risveglia l'anima dal sonno e la focalizza su quello che conta, sul fine dell'esistenza. L'invito del Pontefice è dunque quello di non tralasciare la preghiera, nemmeno nelle giornate più piene. Ed in questo tempo di preparazione al Natale e di attesa per la venuta del Salvatore, pregare con le parole: vieni, Signore Gesù. Ripetiamo questa preghiera lungo tutta la giornata, e l'animo resterà vigile. Vieni, Signore Gesù. È una preghiera che possiamo dirla 3 volte tutti insieme. Prima volta: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Al termine della preghiera mariana dell'Angelus, il Papa lancia un appello per contribuire ad alleviare le sofferenze dei migranti. Francesco torna con il pensiero all'incontro avuto sabato 26 novembre con membri di associazioni e gruppi di migranti e di persone che in spirito di fraternità ne condividono il cammino. Sono qui in piazza con quella bandiera così grossa. Benvenuti. Ma quanti migranti, pensiamo questo, quanti migranti sono esposti anche in questi giorni a pericoli gravissimi, e quanti perdono la vita alle nostre frontiere. Il Pontefice si dice addolorato delle notizie di questi giorni, che riportano le tante morti nel Canale della Manica, nel Mediterraneo e dal confine della Bielorussia. Tanto dolore pensando a loro, di quelli che sono rimpatriati al nord dell'Africa, sono catturati dai trafficanti che li trasformano in schiavi, vendono le donne, torturano gli uomini, di quelli che anche in questa settimana hanno tentato di attraversare il Mediterraneo
cercando una terra di benessere e trovandovi invece una tomba e tanti altri. Infine il Papa invita al dialogo con un forte appello per trovare soluzioni che rispettino l'umanità di queste persone. Di nuovo l'appello accorato a coloro che possano contribuire alla risoluzione di questi problemi, in particolare alle autorità civili e militari, affinché la comprensione e il dialogo prevalgano finalmente su ogni tipo di strumentalizzazione e orientino le volontà e gli sforzi verso soluzioni che rispettino l'umanità di queste persone. Pensiamo ai migranti, alle loro sofferenze e preghiamo in silenzio. Il Papa ha inviato un videomessaggio ai popoli di Cipro e della Grecia in occasione del viaggio apostolico che si svolgerà dal 2 al 6 dicembre 2021. Francesco si prepara ad andare pellegrino nelle terre benedette dalla storia, dalla cultura e dal Vangelo. È vero tornare all'origine ed è importante per la Chiesa per ritrovare la gioia del Vangelo. Con tale animo mi dispongo a questo pellegrinaggio alle sorgenti che chiedo a tutti di aiutarmi a preparare con la preghiera. Il pontefice sottolinea come questo viaggio gli darà l'opportunità di abbeverarsi alle sorgenti antiche dell'Europa, a Cipro, propagine della Terra Santa nel continente, e in Grecia, patria della cultura classica. Francesco poi evidenzia come oggi l'Europa non possa prescindere dal Mar Mediterraneo, un mare che collega tante terre, che invita a navigare tutti insieme e non a dividersi andando ciascuno per conto proprio, specialmente in questo tempo di lotta alla pandemia e alla crisi climatica. Il mare che molti popoli abbraccia con i suoi porti aperti ricorda che le sorgenti del vivere insieme stanno nell'accoglienza reciproca. Già ora mi sento accolto dal vostro affetto e ringrazio quanti da tempo stanno preparando la mia visita. Ma penso anche a coloro che in questi anni e oggi ancora fuggono da guerre e povertà, approdano sulle coste del continente e altrove e non trovano ospitalità ma ostilità e vengono pure strumentalizzati. Sono sorelle e fratelli nostri. Il Papa ha ricevuto il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in un'udienza privata presso il Palazzo Apostolico. L'incontro, durato circa un'ora, si è tenuto a seguito della firma del Trattato Italia-Francia per la cooperazione bilaterale rafforzata, avvenuto al Quirinale. E proprio nel corso della conferenza stampa a margine dell'accordo, il presidente Macron ha anticipato i temi di cui avrebbe parlato con il pontefice, in particolare la questione climatica e quella pandemica. Ho già parlato di migranti con Papa Francesco, un uomo estremamente lucido e vigile sui problemi del mondo, ha detto il capo di Stato, che ha poi sottolineato come parlare col Papa di diversi temi internazionali sia molto importante. È stato cordiale anche il tradizionale momento dello scambio dei doni con Macron, che ha offerto al Santo Padre due biografie antiche di Ignazio da Loyola. Francesco ha ricambiato con una pittura su ceramica che rappresenta la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani ed alcuni documenti del suo pontificato, tra cui il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2021, il documento sulla fratellanza umana siglato da Abu Dhabi e il libro che raccoglie le più belle immagini della Stazio Orbis, la preghiera del pontefice in Piazza San Pietro il 27 marzo 2020 nel corso del picco della pandemia. Il Santo Padre ha ricevuto in udienza privata presso il Palazzo Apostolico il signor Edi Rama, primo ministro della Repubblica di Albania. Nel corso dell'incontro, durato circa un'ora, sono stati affrontati temi di interesse comune, tra cui il contributo della Chiesa per il bene comune della società albanese, le migrazioni e la pace. Una particolare attenzione è stata data alle principali questioni regionali, tra cui la situazione dei Balcani occidentali
ed il cammino dell'Albania e di altri paesi verso la piena integrazione dell'Unione Europea. Nel corso del tradizionale momento dello scambio dei doni, Papa Francesco ha donato al premier albanese un bassorilievo in bronzo e 3 documenti papali. Il primo ministro Rama, invece, ha fatto dono al pontefice di 2 icone, una raffigurante la Madonna dell'Avvento, l'altra San Francesco, e di una lettera di padre Fichte, francescano, poeta e filosofo, considerato uno degli scrittori albanesi più influenti del XX secolo. Il Libano è un paese, ma anche un messaggio e una promessa per cui vale la pena di lottare. Papa Francesco ha salutato così il premier libanese Mikati al termine dell'udienza avvenuta in Vaticano giovedì scorso. Dopo una 20 di minuti di colloquio, il pontefice ha parlato della difficile situazione in cui versa il paese, assicurando massimo sostegno a livello diplomatico. Io vi assicuro la mia preghiera, la mia vicinanza e anche il mio lavoro di parlare diplomaticamente con i paesi che possono unirsi al Libano per aiutarlo a rialzarsi. In precedenza, il tradizionale scambio dei doni. Il premier Mikati ha donato al Papa un mattone della chiesa melchita di San Salvatore, gravemente danneggiata nell'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. Papa Francesco ha ricambiato con una fusione in bronzo raffigurante operai impegnati nella vigna, con la scritta «Il frutto della vita e del lavoro dell'uomo diventi per noi bevanda di salvezza». Tra i doni anche i volumi dei documenti papali, cioè il messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno, il documento sulla fratellanza umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020 a cura della libreria editrice Vaticana. Giovedì scorso il Papa ha ricevuto in udienza la famiglia paolina nel 50° anniversario della morte del beato Giacomo Alberione, una ricorrenza, ha affermato Francesco, che offre l'opportunità di conoscere ancora meglio il valore profetico della sua testimonianza. Sul suo esempio e con la sua intercessione anche voi scegliete i mezzi di comunicazione come pulpito perché, come lui stesso diceva, si possa far conoscere Gesù Cristo agli uomini del nostro tempo con i mezzi del nostro tempo. Papa Francesco ha incoraggiato a proseguire sulla strada tracciata dal beato Alberione. È vero che l'evoluzione tecnologica ha condotto tutta la comunità ecclesiale ad assumere gli strumenti moderni della comunicazione come elementi di pastorale ordinaria. Tuttavia, è necessaria ancora oggi, anzi direi sempre di più, la vostra presenza, animata dal carisma proprio e arricchita dall'esperienza di lavoro sul campo. In particolare, Francesco ha chiesto di contribuire al cammino sinodale. Nel contesto del percorso sinodale che abbiamo intrapreso, vi chiedo di non far mancare il vostro contributo. Per questo vi incoraggio a lavorare insieme, in rete, apportando ciascuno il suo proprio secondo il desiderio del Beato Alberione. Nella giornata di giovedì scorso, Papa Francesco si è recato al Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae, dove ha incontrato giovani tra i 16 e i 27 anni, provenienti da 41 paesi dei 5 continenti e partecipanti alla scuola politica Fratelli Tutti, promossa dalla Fondazione Scuola Soccorrentes. Il pontefice ha risposto ad alcune domande dopo aver assistito a canti e testimonianze e ad una particolare rappresentazione, dove i ragazzi hanno indossato maschere bianche con strisce di diversi colori a rappresentare il dolore che affligge la gioventù odierna. L'incontro si è svolto nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per questo Francesco non ha voluto far mancare un pensiero a tante donne trattate come merce. «Ho studiato e visto cosa succede ad esempio sulle coste libiche», ha detto. «Voi che siete donne potete immaginare che cosa significa essere vendute come merce». Questo succede oggi con ragazze come voi. Il pontefice ha poi invitato a trattare il tema della migrazione secondo una prospettiva umana. Quando parliamo di rifugiati, ha detto, non parliamo di numeri, ma di fratelli e sorelle che sono dovuti fuggire e che sono stati catturati e rinchiusi in questi campi di concentramento che esistono ancora. L'invito ai giovani è dunque quello di essere grati per la vita che hanno, per non essere costretti a fuggire dalla propria patria. State attenti, ha però ammonito, a non essere imprigionati culturalmente nella stessa patria.
Proprio su questa scia, in risposta all'esperienza riportata da due ragazze che hanno definito Scolas non come un'associazione ma come una famiglia, Francesco ha riflettuto sul concetto di comunità. Una realtà, ha detto, che si mantiene viva con la capacità di incontro. Stuve studiando